E adesso vele al vento! Come vanno veloci! Ci volevo proprio! Vi prego, aiutatemi! Ho tanta paura! Oh.
Mangime. Che vogliono interrompere la grande artista. Oh, e questo bel coniglietto che viene a farci visita da dove sbuca? Wow! Allora, che cosa vuoi? Su, avanti, parla! Vorresti che ti dessi tutti i miei colori? E il mio capolavoro? Come faccio a finirlo? Questa è davvero una bella sorpresa! Sei un po' misterioso, lo sai? E va bene, prendi pure tutto quello che ti occorre. Però ho una condizione, coniglietto. Tu e io ci divertiremo a fare una sorpresa a tutti! Visto? Tutti, come facciamo a fare una sorpresa a Orso?
sorpresa! Su, coraggio, prendetelo! Vi piacerà moltissimo, vedrete! Hanno gradito molto la nostra sorpresa. Eh già, una sorpresa è una sorpresa quando sorprende tutti. Con i cioccolatini senza di me. Che splendida giornata, Orso! Cosa c'è nella scatola? Sono dei cioccolatini per me? È squisito, ma ora è poco. Ancora! 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 Molla! Questo cioccolatino è mio! Scusami, mi scappa la pipì.
odore nell'aria. Non lo devi mai sgridare. Neve e ghiaccio si sciolgono sotto il sole di primavera. Non era quella giusta per noi. Dagli alberi, i ruscelli di sera. Andiamo a giocare. Ed in cielo l'arcobaleno ci ricorda ancora che l'amicizia più grande e bella è quella fra me e te. Come fiumi ed il mare, come il sole ed il cielo, come gli alberi e il mondo, siamo amici davvero. Com'è bello giocare, com'è caro un pensiero, com'è dolce sapere che siamo amici davvero. Com'è dolce sapere che siamo amici davvero. Non ho mai mangiato una fragolona così grande e bella. Non ti disturberò più. Uffa, però. Che succede? Credo che sia passato. No,
passato per niente. Purtroppo ce l'ho ancora. Dammi un bicchiere d'acqua, lo farà passare. Se mi stai pensando ora smetti, per favore, perché oggi inghiozzo e mi hanno detto attenta che vieni quando un orso pensa a te. Non capisco perché viene adesso e non c'è un rimedio, come posso? Ma come mi è venuto, chi lo sa? Prova a spaventarmi, non sai come fare. Mi dispiace ma un coniglio non può funzionare. Anzi adesso è peggiore, non riesco a parlare se tutti hanno il singhiozzo intorno a me. Non capisco perché viene adesso e non c'è un rimedio, come posso? Ma come mi è venuto, chi lo sa? Ora anche tu hai il singhiozzo. Orso, espira! Questo singhiozzo. I tre mascettieri. Ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino. E io ti dico che questa bambina è mio e lo educo come mi pare e piace. Questo non è il modo corretto di nutrire un bambino. Sì, forse hai ragione, ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare. A quanto pare il mio bambino è scappato. Visto? Ho ragione io. I bambini non scappano se le mamme li trattano come si deve. I tre moschettieri. Te l'ho detto, non è sufficiente nutrire un bambino. Devi anche insegnargli a leggere, dipingere e cantare. E io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante. Aha! Visto? Il mio bambino ha sviluppato un appetito per la lettura. Beh, ha letto abbastanza. Piccolo mio, è il momento di mangiare. Poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino. E poi mangiamo di nuovo. Che succede? La mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi. Allora dimmi, che cosa vuoi? Ah,
capito! Sì, diventeremo i tre mascettieri! Grazie. Ci chiameremo i moschettieri del re. Dove sono i regali? E che fine ha fatto il quarto moschettiere? Probabilmente a combattere per tutti noi. Presto, andiamo ad aiutare il nostro amico. Salve, signori. Per caso avete visto passare un moschettiere? Lo avete visto? E che cosa è successo? Diteci. Devi fare questo, devi fare quello. Signore, se non vuoi assaggiare le nostre spade, lascia quel moschettiere. Moschettieri coraggiosi siamo noi, dai nostri buffi baffi tu ci riconoscerai. Moschettieri a me! Forza spadaccino, entra fuori!
ragazzo è diventato un rottame! State a sentire, a voi serve un bel taxi nuovo di zecca! Non vi preoccupate, voi andate a dormire e all'alba io avrò creato il taxi giusto per voi! Accende così. E quella leva serve per andare avanti. E con questo pulsante isolate la cabina di guida. Ehi, guardate laggiù! Stanno arrivando i vostri primi clienti! Bene, non dimenticate un bel sorriso. E per tutto il resto, seguite le istruzioni! Sappiano leggere. Sì, è proprio così. Voi due non sanno leggere. Avrei dovuto immaginare che avevano marinato la scuola. Non hanno mai studiato.
conoscono neanche una lettera. Ehi, dormiglioni, sveglia! È ora di studiare l'alfabeto. A, M, R, U. L'amore è un misterioso uccello che nessuno può addomesticar. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutar. Do, 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 do. Ed ora tu, bambolina, ti innamorerai di me. No, io amo lui e lui ama me. Non è possibile. Tu sarai mia e di nessun altro. Forse la storia dovrebbe essere un po' più drammatica. Lui ed io ci apparteniamo per l'eternità. Per spezzare l'incantesimo dobbiamo scambiarci un bacio e lui sarà di nuovo mio. Ho un'idea! Farò vedere il mio spettacolo a Orso! Lui sa bene che io sono l'artista più grande di tutto il mondo! Di vedere il mio nuovo spettacolo. Sì, lo capisco. Non potrà essere avvincente come una partita di calcio in TV. Per te invano vorresti averlo, si è già deciso di rifiutare.
è possibile. Sarai mia e di nessun altro. No, Orso, aspetta! Non hai visto la parte migliore e più avvincente dello spettacolo? Orso! Ho un messaggio molto profondo, un sottotesto e un contesto. E cosa più importante, dimostra il potere trasformatore dell'arte. Molto bene, si va subito in scena. Anche meglio. Allora adesso, per farlo tornare com'era, devi fare quella cosa che fai tu. Beh sì, le devi baciare una ad una. Tutte. Avanti, fallo. Bacio, 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 bacio. Ma che razza di bacio è quello? Mettici un po' di sentimento. Più sentimento. Mettici un po' di passione. Più cuore, più anima. Forza! Avevo ragione, è triste. Certo che non funziona, è roba antica. Già, non è uno strumento divertente. E a lui serve qualcosa che lo tiri su. No, se continua così non andrà da nessuna parte. Ecco cosa ci vuole. Sistemerò tutto in men che non si dica. No! Adesso all'opera! Davvero super! Orso!
Senti questa! Fare. Puoi insegnare a un vecchio orso una nuova musica? Peccato! L'amore, l'amore! Thank you.
può vedere un film senza la TV. Vuoi venire a vedere un film? Orso, perché hai questo invito a forma di cuore? E dai, Orso, dimmelo! Oh, vuoi regalare quel cuore a qualcuno? Ho capito. D'accordo, d'accordo. So chi puoi regalarlo. Tranquillo, vado a prenderlo io. Orso, hai lasciato un gran disordine qui dentro. Huh?
l'amore, l'amore. Pattineremo. Imprigionato, si scivola leggeri volteggiando su e giù, sui pattini d'argento, con l'animo contento, la neve scende a fiocchi ed il mondo copre già. Che bello! Wow!
cucina, sta pattinando! Si farà! Divertitevi con noi, balliamo stretti stretti, ridiamo come matti, con fuochi, suoni e luci, questa festa è anche per voi. Dov'è la mia medaglia? Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tocchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provate